Se ti chiedessi di memorizzare questo numerone, che tecnica utilizzeresti? Magari lo leggeresti e lo ripeteresti tante volte, quindi leggo, ripeto per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Forse magari ti starei dicendo che non riusciresti mai a memorizzare un numero del genere. Quello che ti sto per dire è che in pochi minuti riuscirò a farti memorizzare questo numerone esattamente come le parole di prima. Quello che dovrei fare è chiudere gli occhi e visualizzare e seguire la mia storiella. Dopodiché ti spiegherò passo passo quali sono le immagini che ho scelto per farti ricordare questo numero. Chiudi gli occhi e buona visualizzazione. Immagina che sia il giorno di Natale e c'è Babbo Natale con il suo sacco di regali che è venuto a trovarti. Solo che invece di tirare fuori dal suo sacco un regalo per te, tira fuori un grosso mitra e ta-ta-ta-ta-ta-ta, comincia a sparare all'impazzata e colpisce alla schiena l'agente James Bond 007. Quindi abbiamo Babbo Natale che colpisce 007 che cade per terra. Tu, tutto spaventato, che cosa fai? Alzi il telefono e chiami la polizia, chiami il 113. La polizia, subito allertata, comincia a correre velocemente con la sua volante, solo che a un certo punto va talmente veloce che sbanda e sfonda una vetrina di commercialisti, dove ci sono uno studio di commercialisti e tutte le dichiarazioni 740 che volano in aria. Allora a un certo punto ti chiamano, ti dicono: guarda, siamo in panne. E allora a te viene un'idea e chiami l'89 24 24, dove c'è Claudio Bisio che con la sua pelata ti risponde e accorre subito a darti una mano a bordo della sua 500. Quindi all'inizio abbiamo Babbo Natale che colpisce con il mitra alla schiena 007. Tu chiami la polizia e fai il 113, sfonda la vetrina dello studio di commercialisti e volano i 740, chiami l'89 24 24 e Claudio Biso arriva con la sua 500. Apri pure gli occhi che ti svelo come hai fatto a memorizzare questo numero e subito dopo potrai riscriverlo e vedrai come sarà facile. Babbo Natale, ovvero il giorno di Natale, è 25 12. L'agente James Bond è l'agente 007. Hai chiamato, ti sei spaventato e hai chiamato la polizia. Il numero della polizia è 113. A un certo punto sfondano la vetrina dello studio di commercialisti e volano le dichiarazioni dei redditi, ovvero 740. Poi chiami l'89 24 24 e Claudio Bisio arriva a soccorrerti con la sua 500. Hai visto com'è stato facile memorizzare questi 22 cifre semplicemente utilizzando un piccolo trucchetto. E questo non è altro che qualche piccolo espediente per farti capire quando, con una tecnica e con i giusti strumenti, i tuoi risultati possono cambiare da così a così. Immagina solo come potrà essere dopo aver seguito il corso di memoria. Tutto questo lo potrai applicare nella tua vita di tutti i giorni e ottenere i risultati che hai sempre sognato. Detto questo, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Questa lezione è tratta dal videocorso di memoria e apprendimento rapido, che dura quasi 5 ore e dove Marco ti insegnerà le migliori strategie per apprendere e ricordare qualsiasi cosa. Se sei interessato, trovi il link nella descrizione di questo video.